Buonasera, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano e un saluto carissimo a Susanna Marini e a Stefano Vecchio che sono qui con noi. Questo è il quinto appuntamento di questo ciclo Asia in città, come è stato chiamato. In realtà è questo percorso sulle grandi città dell'Asia che stiamo conducendo assieme all'Associazione Italia Asia. Devo dire, c'è ormai una consuetudine profonda di collaborazione con Italia Asia, che si è tradotta in un'infinità di iniziative che sono sviluppate progressivamente nel corso degli anni. Però devo dire, ogni volta io trovo il piacere, il fascino di questi incontri che ci aiutano ad allargare l'orizzonte su cui ragioniamo. Peraltro, quando Susanna mi ha proposto quell'idea quest'anno di discutere alle grandi città dell'Asia, io ho fatto un sobbalzo di intima soddisfazione perché vuol dire andare a mettere davvero il dito dentro il mondo che sta tumultuosamente cambiando. Nulla più dell'immensa crisi delle città asiatiche ci dà l'idea di quelle trasformazioni in quali siamo assolutamente immersi nel mondo. E qui qualcosa che ci aiuta a capire. Qui non è un viaggio nell'esotismo, ma al contrario, è un viaggio della contemporaneità, in ciò che sta cambiando, quello che stiamo conducendo assieme agli Italia. Quindi Susanna capisce perché sono così, come dire, profondamente grato a Italia Asia e a lei personalmente per il lavoro che stiamo conducendo assieme. È un contributo enorme per andare a esplorare il mondo che sta cambiando. Detto questo, in questo quinto incontro che ha come ospite Stefano Vecchia, che io mi permetto di ringraziare caramente per il fatto di essere qui con noi, affronteremo una città forse meno conosciuta di quelle che abbiamo affrontato negli altri incontri. Una città enorme e di enorme importanza, Manila. Il titolo che è stato proposto è Manila, capitale dei contrasti, e già questo è un titolo che permette di immaginare, già intuire il tipo di introduzione di relazione che ci farà Stefano Vecchia. Io non aggiungo altro, do la parola a Susanna, ringraziandola ancora caramente di questa collaborazione, e poi ovviamente Susanna darà la parola a Stefano Vecchia. Aggiungo solo una cosa ancora, perché non so se l'abbiamo detto, non mi ricordo di aver detto. In realtà il percorso di quest'anno che si snoda in 7 incontri è solo l'anticipo di un ulteriore sviluppo previsto per l'anno prossimo, in cui continueremo a viaggiare nelle grandi, tumultuose e decisive città dell'Asia. Detto questo, la parola a Susanna Marino. Grazie Ferruccio e buonasera a tutti e benvenuti a questo altro incontro. Noi cerchiamo appunto di farvi viaggiare virtualmente, visto che purtroppo da qualche tempo non è possibile farlo, e grazie all'esperienza di tutti coloro che sono intervenuti sinora e anche grazie a Stefano, cerchiamo appunto in base un po' alle loro esperienze vissute in prima persona di portarvi in alcuni angoli più o meno conosciuti, più o meno di rimando emotivo. Come diceva appunto prima Ferruccio, sicuramente Manila è una città intrigante nel senso che se ne parla poco, così come si parla pochissimo delle Filippine. Sì, fanno parte del grande mondo asiatico, ma raramente è un'area geografica e culturale che viene affrontata. Prima quindi di lasciare la parola a Stefano per vedere un po' di quali contrasti andremo a parlare, sicuramente tra il moderno e la tradizione, sicuramente contrasti nati dalle necessità sociali e storiche che si sono avvicendate nel corso del tempo e che immagino avranno fatto sì che questa città sia divenuta una delle tante megalopoli asiatiche. Ringrazio Stefano in particolare sia come amico di vecchia data, come compagno di studi, ebbene sì, abbiamo studiato giapponese insieme, come collega, perché di recente abbiamo scritto un libro insieme, insomma, i motivi sono tanti, poi magari ne parleremo in futuro di questo libro. Insomma, Stefano ha trovato molto presto una sua dimensione, una sua passione nei confronti dell'Asia, non solo attraverso frequenti viaggi, ma soprattutto anche con soggiorni di lunga durata sul continente.
avendo da sempre, diciamo, lavorato come corrispondente non solo per riviste o quotidiani, come per esempio, nello specifico ovviamente per l'Asia, come il quotidiano Avvenire, agenzie di informazione come SIR e MISNA, o emittenti radiofoniche come Radio in Blu, Radio Popolare, Radio Vaticana, ha in realtà fatto di questa sua passione la sua ragione di vita e di lavoro. E quindi, oltre a scrivere propriamente appunto su varie testate, ha anche contribuito con conferenze, consulenze e attività editoriale con libri di temi di vario genere, non solo di attualità, ma anche di società e cultura sul Giappone e sul sud-est asiatico. Direi che il biglietto da visita è pronto e non ci resta che lasciare la parola quindi a Stefano per addentrarci, diciamo, nella parte più orientale del continente asiatico. A dopo, Stefano, grazie. Sì, ringrazio Susanna per questa lusinghiera introduzione e anche la Casa della Cultura per ospitare questa mia chiacchierata, che vorrei il più informale possibile, anche se ovviamente anch'io seguirò una traccia per essere quantomeno coerente nel ragionamento. Io partirei, per parlare di Manila, partirei da Milano, dalla nostra Italia, e mi spiego. Manila è la capitale di un paese da noi poco conosciuto. Molti altri paesi che non hanno avuto i rapporti che le Filippine hanno con l'Italia storicamente, in realtà sono molto più conosciuti per il turismo o per altre ragioni. Le Filippine lo sono molto meno, ed è una stranezza, considerando i rapporti tra appunto Italia e l'arcipelago filippino, mediati da una, e questo è essenziale, da una delle più consistenti componenti dell'immigrazione per lavoro nel nostro paese. Sono infatti circa 170.000 i cittadini filippini che vivono in 2.800 dei nostri comuni. Tra le regioni, la Lombardia ha il primato della presenza, con quasi 60.000 immigrati filippini, secondo il Lazio. Milano, tra le città, è al secondo posto, dopo Roma, con circa 40.000 individui originari appunto del lontano arcipelago asiatico. Dovrebbe esserci delle immagini. Ecco, avanti. Ecco, questa è un'immagine che per un filippino sarebbe un po' nostalgica, ma a me piaceva metterla perché appunto è dall'idea, diciamo così, dell'aspetto più, se vogliamo, sereno di questa detti, e come vedremo in seguito, è veramente lo specchio di un paese, una capitale contraddittoria, specchio di un paese altrettanto e forse ancora più contraddittorio. Andiamo avanti. Comunque sia, ecco, ritroveremo il fenomeno migratorio più avanti in questo incontro, perché ritengo sia un elemento essenziale anche della società di un paese che su 110 milioni di abitanti ne ha almeno un decimo all'estero e un altro 20-25% direttamente coinvolto dai benefici e a volte anche dagli aspetti negativi di questa migrazione massiccia. Ricordo che fino allo scoppio della pandemia in corso le rimesse dall'estero valevano il 10% del PIL, del prodotto interno lordo filippino, e che ancora lo scorso anno, già nel complesso del 2020, le rimesse hanno totalizzato quasi 30 miliardi di dollari, con un calo dello 0,6%. Quindi, come dire, e questo nonostante il rientro forzato dall'estero di 400.000 migranti filippini. Quindi, come dire, i filippini hanno trovato varie fonti di sostentamento, probabilmente tra le pieghe di società
profondamente segnate dalla pandemia e oltretutto impossibilitate a rientrare nei loro paesi e quindi, come dire, rinunciando quindi a quei periodi di svago, di riposo che abitualmente riuscivano a concedersi, quindi concentrandosi, come dire, unicamente sull'attività lavorativa per quanto possibile. Andiamo avanti. Ecco, con questa cartina cominciamo a familiarizzarci con Manila e la sua geografia. Questa, come vedete, è la baia di Manila, una baia molto ampia. In realtà ci sono, poi il suo ingresso è ampio, decine di chilometri, ha quasi al centro quest'isola, l'isola di Corregidor, che è essenziale nella storia del paese per una serie di ragioni che in parte vedremo. La città è in fondo alla baia sul lato destro e alle spalle ha la Laguna de Bay, questo grande specchio d'acqua ormai quasi del tutto dolce, che una volta era invece collegato da un canale al mare e serviva per dare ulteriore sicurezza, ulteriori approdi ai galeoni soprattutto spagnoli, ma anche alle imbarcazioni, alle navi di tanti paesi che tradizionalmente commerciavano su questa, che era uno scalo essenziale sulla rotta delle spezie, la rotta marittima delle spezie. Andiamo avanti. Riprendendo il filo del discorso di prima, in sintesi le ragioni di questa immigrazione che abbiamo visto sono interne, economiche, ma sono anche culturali, data la maggiore apertura internazionale della popolazione filippina rispetto ad altre, sia per ragioni storiche, le varie colonizzazioni subite, sia culturali. L'utilizzo diffuso della lingua inglese è uno di questi, ma anche uno stile di vita naturalmente integrato da elementi non autoctoni, quindi l'abitudine a amalgamare varie culture. E poi il cibo, il vestiario, eccetera. Ma è anche, come dire, una popolazione internazionale per i molti rapporti con l'estero, che sono intensi per ragioni commerciali e produttive, questo già nella storia, ragioni religiose, pensiamo all'ampia predominanza cattolica che facilita all'estero i rapporti dei filippini con i paesi come il nostro, che sono ancora, diciamo, di fede appunto cattolica, e quindi un'integrazione anche a livello parrocchiale, di comunità ecclesiali. E quindi, come dire, in sostanza questa apertura, questa fede, questa facilità di adattarsi alle abitudini che non siano anche le loro di origine, ha facilitato l'incontro con il mondo occidentale rispetto ad altre aree. E vedremo anche la dominazione americana, statunitense, ne parleremo più avanti. Questo vale per la maggioranza dei migranti, per una minoranza invece originaria soprattutto del sud del paese, dove è concentrata il 6% circa di abitanti di fede musulmana, in realtà l'immigrazione è indirizzata soprattutto verso i paesi del Golfo o paesi di, appunto, della stessa fede islamica nella regione, come la Malaysia o l'Indonesia. A questi elementi, direi così, predominanti dell'immigrazione aggiungerei la prossimità geografica per quanto riguarda la scelta di realtà asiatica ad elevato tenore di vita come Taiwan, Giappone, Hong Kong. Comunque i filippini sono in quasi tutti i paesi del mondo, ci sono veramente poche eccezioni. Ecco, andiamo avanti. Qualcuno potrebbe chiedersi perché sia partito dall'immigrazione filippina per arrivare a parlare di Manila. È presto detto, anzitutto perché la capitale è il centro di un movimento migratorio che è il terzo al mondo per densità dopo quello cinese e indiano. Nella capitale il migrante cerca e spesso trova una collocazione all'estero attraverso le agenzie specializzate, segue i corsi prescritti, esplica le formalità burocratiche e dall'aeroporto internazionale di Noe Aquino parte per unirsi alla diaspora. Spesso rientra, anche se per molti l'ideale di un soggiorno all'estero è destinato a garantire il necessario per concretizzare i sogni e necessità proprie della famiglia, ha lasciato il posto a una nuova vita in un paese straniero, senza che siano mai del tutto interrotti i legami con la propria terra, che restano per i più essenziali. Andiamo, vediamo la prossima foto, che è un'immagine della borsa valori di Manila, che è la principale borsa evidentemente filippina. Manila è per i filippini porta e filtro del mondo, per molti anche il luogo dove tentare la sorte del lavoro, degli studi, oppure applicare esperienze e conoscenze magari con l'aiuto della rete di connessioni
che rappresenta ancora uno dei tratti essenziali della società filippina, insieme cosmopolita e profondamente isolana. Manila è anche il centro del sistema di trasporto aereo e marittimo, che connette oltre 7600 isole, ed è il canale di accesso privilegiato di capitali, investimenti, cooperazione e, a volte, degli aiuti necessari a sostenere l'impegno governativo in caso di eventi naturali catastrofici purtroppo frequenti. Prossima immagine. Eventi che hanno ovviamente conseguenze anche gravi, almeno spesso hanno conseguenze gravi anche sulla capitale, e peggiorano le condizioni di tanti che vivono nella precarietà quotidiana. Questa è l'immagine di una delle aree degradate della capitale. Qua siamo sul fiume, cioè il fiume Pasig, il maggiore tra quelli che attraversano la città, e si calcola che almeno 500.000 di abitanti della capitale, dell'area metropolitana, poi vedremo le distinzioni, vivono in insediamenti informali, ma molti di più non dispongono in realtà di possibilità adeguate alle proprie necessità, se non primarie, almeno di trasporto, studio e impiego stabile. In buona sostanza, una parte non indifferente della popolazione di Manila è, in qualche modo, vive nella precarietà, oppure non è stanziale, non è residente nella città. Prossima immagine. Infine, come abbiamo visto la borsa prima, la capitale filippina è il principale centro finanziario, commerciale e culturale del paese, nonostante un decentramento in corso da tempo verso altri grandi centri dell'arcipelago, a loro volta centrali, hub, come si dice in inglese, ad aree omogenee, Cebu ad esempio per le regioni centrali e Davao invece per il sud. Per inciso, Manila si trova sull'isola settentrionale di Luzon, da cui, insieme alla diffusione della lingua nazionale, il Tagalog, si sono irradiati gli ideali nazionalisti, repubblicani e indipendentisti. L'uso dell'inglese, oggi lingua franca in un paese che conta decine di idiomi, abitudini straniere che si sono integrate con quelle locali, autoctone, non sempre in modo pacifico e spontaneo. Manila è un vero crogiolo culturale e sociale, ha un ruolo storico e una vocazione all'incontro di realtà diverse che viene da lontano. A favorirlo la sua posizione geografica, aperta, come abbiamo visto nella cartina precedente, vedremo meglio dopo, su una delle baie più ampie insieme protette dai tifoni e tsunami dell'intera Asia. Qui si sono incontrate pacificamente popolazioni e culture isolane e continentali, ad esempio la città ospita la più antica Chinatown del mondo, ma qui si è anche consumato uno scontro cruciale tra mondo islamico e colonialismo europeo, che ha segnato la storia dell'arcipelago e forse il destino dell'intera Asia sudorientale. Passiamo alla prossima immagine. Di tutta la storia filippina, Manila è indubbiamente protagonista. Dando un attimo ancora un'idea, forse un attimino più precisa di cos'è il paese, perché Manila è, dicevo prima, lo specchio, teniamo presente, di questo paese, anzi in un certo senso ne acuisce forse anche i contrasti, perché li concentra in un'area relativamente ristretta. L'intera area metropolitana della Grande Manila ingloba circa 700 km quadrati di superficie. Posta all'estremità orientale del sud-est asiatico insulare, le Filippine sono caratterizzate da una grande varietà di ambienti, popolazioni e culture. Tanto per fare un esempio, sono 186 gli idiomi censiti, di cui 19 indicati ufficialmente come lingue regionali e una, abbiamo visto il Tagalog, come lingua nazionale. Questo garantisce, una curiosità, un'elevata possibilità che due filippini che si incontrino casualmente abbiano lingue d'origine diverse. E poi si utilizza l'inglese o il Tagalog in certi casi, ma l'inglese come lingua franca. Questa è anche una delle ragioni perché l'inglese viene così studiato e soprattutto utilizzato ovunque, in un modo magari un po' particolare, a volte storpiato a seconda del livello di studi, ma comunque l'inglese è praticamente universale nelle Filippine. Prossima foto. E tenendo presente che parliamo di un arcipelago molto esteso e molto frammentato, quindi l'insularità è determinante nella fisionomia del paese, come lo è la mescolanza di popolazione e gli apporti esterni. Ancora oggi risulta difficile individuare una cultura, utilizzando un altro termine inglese, mainstream, per l'arcipelago. Nel sud i sultanati islamici hanno sponsorizzato nel tempo ciascuno la propria influenza legata a potenti clan etnie,
e ancora oggi lo fanno i loro eredi. Nel centro, quindi parliamo di islamizzazione del sud, ma di impronta islamica, poi con delle caratteristiche fortemente filippine, fortemente locali. Nel centro e in parte nel nord, i conquistadores spagnoli hanno favorito una cultura ibrida tra costumi locali e influenza iberica, a partire dalla fede cattolica, che oggi rappresenta un elemento distintivo dei filippini anche rispetto al resto dell'Asia. Nel nord, la presenza statunitense a partire dalla fine del XIX secolo è stata determinante per garantire un'impronta anglosassone. Prossima immagine. Nei decenni successivi allo sbarco di Ferdinando Magellano a Cebù nel 1521, sconfitti i musulmani che per un breve periodo se ne erano anche impadroniti dopo la loro espansione dall'arcipelago malese nel XIV secolo, Manila, l'antica Maynilad, ovvero il luogo dove crescono i gigli d'acqua, abitata già in epoca protostorica, cadde nelle mani spagnole e vi restò per quasi 300 anni. Del conquistadores si deve la costruzione tra il XVI e il XVIII secolo della città murata, Intramuros, di cui appunto vediamo questa foto e anche la successiva. Andiamo avanti. Ecco, questi sono due scorci di quello che resta delle mura che circondavano Intramuros, che è una superficie molto ridotta, ma però, come dire, mantiene ancora un'impronta fortemente spagnoleggiante, perché è stata conservata abbastanza bene, ricostruita in parte dopo le devastazioni della Seconda Guerra Mondiale. Andiamo avanti. Ed è anche un'attrazione turistica, soprattutto per gli asiatici, che trovano le Filippine un posto molto esotico, no? Mentre a noi invece le Filippine danno un'aria di familiarità, no? Ecco, questa è la Casa de Manila, è un'altra di quegli edifici ricostruiti, ed era un'abitazione nobiliare, ovviamente, sempre parte di Intramuros, che ospita anche la cattedrale cattolica. Successivamente alla costruzione di Intramuros, quindi nel momento in cui la dominazione spagnola finì per consolidarsi, la città divenne nota come Manila la Bella, dotata di grandi viali e ampi spazi verdi che lentamente sfumavano verso le risaie a nord e sulle pendici del vulcano Taal a sud, diventando una città cosmopolita, aperta su una baia tra le più sicure dell'Asia, che per lungo tempo vide pochi eventi epocali, se non nella seconda metà dell'Ottocento, i tentativi di rivolta contro gli spagnoli, e pochi anni dopo, nel 1898, la sostituzione del potere coloniale spagnolo con quello americano. Prossima immagine. Per inciso, ecco, questa sì, ecco, direi, questa è un'immagine della processione del Nazareno Nero, un'immagine del Cristo portata appunto dal Messico, se non ricordo male, già nel 1600 circa, e che dà luogo a una processione che raccoglie milioni di persone negli anni, diciamo, normali. Ecco, sicuramente non nello scorso anno, e quest'anno è stata addirittura cancellata, però è una delle occasioni, diciamo, delle celebrazioni più seguite dai filippini di ogni, e qui salta qualunque barriera, diciamo, di origine, di ruolo, di lingua, di etnia e anche di censo, elemento, e di nascita, elemento essenziale ancora nella società filippina. Per inciso, potrebbe interessare sapere che, con l'eccezione della parte conclusiva della prima lunga fase coloniale, la colonia filippina non dipese direttamente da Madrid, ma dal vicereame del Messico. Quindi, quando noi parliamo di dominio spagnolo, in realtà dovremmo parlare di dominio spagnolo mediato dal vicereame del Messico. E questo spiega anche certe caratteristiche del suo cattolicesimo, abbiamo visto appunto l'effigie del Nazareno Nero, ma anche l'interesse degli Stati Uniti per queste isole, tanto lontane dal continente americano. Andiamo avanti. Abbiamo accennato prima ai tentativi di rivolta. L'ultima che precedettero, tra l'altro,
l'arrivo degli americani, e l'ultima fu quella guidata da José Rizal, l'eroe nazionale, che venne fucilato, questo è una sua statua all'interno appunto di Intramuros, in una zona museo e carcere, che venne fucilato il 28 dicembre 1896, e fu l'ultima, diciamo, rivolta di una certa consistenza contro il potere coloniale spagnolo e contro i benefici che questo concedeva a una serie di famiglie, soprattutto legate al latifondo e ai commerci, che escludevano di fatto una buona parte della popolazione filippina da, appunto, dalla possibilità di avere, insomma, un benessere, diciamo, certo, quantomeno relativo, e soprattutto ad avere anche una propria indipendenza e autonomia, cose che vennero sempre negate dagli spagnoli. Andiamo avanti. Ecco, la battaglia navale che 1 maggio 1898 fu combattuta nella baia di Manila tra le flotte americana e spagnola fu l'estensione della guerra tra Messico e USA per l'isola di Cuba, che aveva portato all'indipendenza, appunto, l'isola caraibica, ma anche alla cessione agli USA di Porto Rico e Guam. Guam, che è la principale dell'isola dell'arcipelago delle Marianne, a ridosso dell'arcipelago filippino. Impadronitesi facilmente, e quindi gli Stati Uniti, come dire, utilizzarono questo conflitto in corso rispetto a Cuba, sull'indipendenza di Cuba, e la vicinanza ormai con le proprie basi di Guam all'arcipelago filippino, per intervenire probabilmente in accordo anche con l'opposizione interna alle Filippine, alla dominazione coloniale spagnola, no? E comunque un corpo di spedizione statunitense si portò ad Hong Kong e chiese la resa del governo spagnolo. Non avendola ottenuta, entrò nella baia di Manila e si scontrò con la flotta spagnola che venne sconfitta. E impadronitosi quindi facilmente dell'arcipelago, gli Stati Uniti avviarono un'esperienza coloniale che sarebbe durata fino al 4 luglio 1946. Ricordo che le Filippine erano finite sotto la dominazione giapponese 4 anni prima, quindi finita la dominazione spagnola, 1898, subentrano gli americani e nel 1942 arrivano invece i giapponesi. Una conquista facile da parte dell'impero nipponico, che sembrava aver chiuso la parentesi del potere occidentale su queste isole. Ricordo che all'inizio del 1942 un esercito di 70.000 uomini tra militari USA e filippini vennero sconfitti dai giapponesi. Il generale Douglas MacArthur, andiamo sull'immagine successiva, il generale Douglas MacArthur, richiamato per guidare la resistenza anti-giapponese in Asia Pacifico, dovette ripiegare il Papua Nuova Guinea, da cui tornò nelle fasi finali del conflitto guidando la controffensiva che portò alla liberazione di Manila il 3 marzo 1945. Questo è uno dei cannoni sull'isola fortezza di Corregidor, appunto al centro, diciamo così, che è la porta di Manila, che è stata presa, conquistata, perduta più volte nel corso della storia, e nonostante la potenza dei suoi cannoni, nonostante le fortificazioni, venne espugnata abbastanza facilmente dai giapponesi e fu il momento culminante del breve conflitto tra giapponesi e americani sul suolo filippino, che portò poi appunto alla sconfitta definitiva e alla fuga di MacArthur. Andiamo avanti. Ecco, questo è il monumento sull'isola, sempre a Corregidor, dell'alleanza tra filippini e statunitensi durante il conflitto, un sostegno reciproco in uno dei momenti più, più bui in un certo senso dal punto di vista storico, che è stata l'invasione giapponese, perché ha portato veramente moltissime sofferenze al popolo filippino. Detto però, in un certo senso è stata una delle dominazioni, e comunque negando in ogni caso l'autodeterminazione alla fine ai filippini, che appunto dovettero guadagnarsi duramente anche con un forte contenzioso con gli americani quando tornarono da liberatori. E, comunque sia, concessa l'indipendenza
come abbiamo visto, il 3 marzo 1945 gli americani si ritirarono, ma mantenendo però forti rapporti con l'ACP. Non potevano gli Stati Uniti rinunciare facilmente a una terra così importante per posizioni e risorse, ancor più in un continente centrale nella decolonizzazione, ma anche nel confronto ideologico tra blocchi e alla guerra fredda. Per decenni Washington ha esercitato una tutela sul paese e fino al 1992 ha mantenuto grandi basi militari, navali e aeree a Subic Bay e a Clark, a nord di Manila, le più grandi al di fuori del Giappone e più grandi al di fuori del Giappone come basi, anche se poi, come dire, la presenza militare era relativa, sicuramente inferiore a quella di Giappone e Corea del Sud. Al di là dei comuni interessi strategici, l'impronta statunitense resta tutt'oggi forte, evidenziata dal sistema politico presidenziale, dall'organizzazione scolastica, dall'uso della lingua inglese, dai forti legami militari, economici, culturali e umani tra i due paesi. Oggi Filippini, San Diego è stata spesso citata, non lo è nella realtà, forse lo è stato un tempo. San Diego, che come sapete è la città della California, è stata spesso citata come la seconda città filippina, in realtà, nel senso che in questa città vivono 600-700 mila filippini, probabilmente anche di più, in buona parte eredi, diciamo così, di tutti i filippini che si erano arruolati nella flotta statunitense dalla conquista, diciamo, coloniale americana e poi via via fino alla Seconda Guerra Mondiale, e hanno mantenuto, appunto, poi hanno avuto la possibilità di acquisire la cittadinanza, e ancora oggi moltissimi marinai delle flotte americane sono di origine filippina e magari con la doppia cittadinanza. Ecco, comunque sia, i filippini ricordano molto poco della Spagna oggi, mentre si sentono ancora legati all'America e spesso più che vicini asiatici. E in America, molti magari non lo confessano, ma in realtà tanti lo vorrebbero, sperano di andare e di risiedere. Alla devastazione del secondo conflitto mondiale, sotto la guida di amministrazioni deboli dominate da antichi privilegi nati nel contesto coloniale, si associò successivamente l'avvio di un'immigrazione senza freni verso la capitale. Vi furono diverse presidenze dopo diciamo, l'uscita di scena degli Stati Uniti, degli americani, con personalità anche forti, ma il problema è che fu difficile cambiare una situazione che vedeva appunto i privilegi fortissimi di alcuni gruppi, di alcune famiglie, di alcuni clan. E questo ha segnato le Filippine e in parte le sta segnando ancora oggi. Comunque sia, il dopoguerra ha visto confermare il ruolo non solo politico, ma anche amministrativo, culturale di Manila, che ospita non solo le principali istituzioni amministrative, ma anche i principali eventi della storia recente, ha ospitato i principali eventi della storia recente. Andiamo avanti. Tanto per dare ancora un'idea, questo è il cimitero dove sono sepolte le migliaia di militari americani morti nel conflitto, un elemento che ha saldato in qualche modo la vicinanza tra i due paesi. Andiamo avanti. Questo è il monumento a José Rizal, abbiamo visto l'eroe dell'indipendenza nazionale, nel parco. Che è dedicato allo stesso Rizal, in una delle aree ancora più belle, più panoramiche della città. Andiamo avanti. Questo è il palazzo presidenziale, sede dell'abitazione del presidente e la sede degli uffici dell'amministrazione presidenziale. Il palazzo di Malacañang è in stile coloniale, con molti flussi messicani, iberici prima, messicani poi, è in parte qualcosa anche di filippino, ed è stato costruito è stato inaugurato meglio nel 1750. Avanti, prossima foto. Ecco, come già accennavo, la democrazia che si sta dopo la nascita della Repubblica Filippina, successivamente nel 1946,
è sempre stata, come dire, una democrazia piuttosto vacillante, e non soltanto per il, perché è controllata di fatto appunto da, da alcune famiglie, da alcuni gruppi, ma anche perché ebbe nella sua, pur nella sua evoluzione già difficile, ebbe in qualche modo un blocco, uno stop durante l'amministrazione di Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos diventa presidente eletto nel 1965, dopo alcuni anni in cui dà un certo impulso alla modernizzazione e, come dire, con un taglio molto populista, riesce in realtà a coinvolgere la popolazione filippina nel suo complesso, in uno slancio di evoluzione, insomma, di modernizzazione, dicevo, per quanto piuttosto precario, dà una svolta a un certo punto dittatoriale alla sua amministrazione, e in particolare dalla metà degli anni 70 impone quella che fu sostanzialmente una dittatura sostenuta in questo caso per ragioni appunto strategiche anche dagli Stati Uniti, e quindi riuscì a resistere per molti anni alle pressioni internazionali, soprattutto un'opposizione interna che stroncò per quanto possibile con una brutalità veramente ancora adesso nella memoria dei filippini più anziani. Comunque sia, questo durò fino alla rivoluzione dei Fiori dei Rosari, guidata da Cori Aquino, sostenuta dalla Chiesa Cattolica, del febbraio 1986. Prossima foto. Ecco, questa è un'immagine di questo grande movimento popolare che portò all'esilio Marcos e la moglie Imelda. Qualcuno di voi saprà, insomma, si ricorderà, regina delle cronache mondane, famosa per la sua collezione di migliaia e migliaia di scarpe. Una rivolta che fu un evento di grande eco perché propiziò il primo cambio di regime incruento nell'Asia moderna. Fu una rivoluzione pacifica. I militari, davanti a questa marea di gente, gettarono le armi e Marcos prese la via dell'esilio. Ecco, nel frattempo però, dalla fine del dominio coloniale, Manila si era trasformata, anche a merito di una ricostruzione, insomma, dopo ritmi piuttosto rapidi, in quella che è oggi. C'è un crogiolo di elementi architettonici, apporti culturali, tecnologie e umanità, che dall'antico stile, scusate, mantiene all'apparenza l'accoglienza e la vivacità, ma qui associato ampie aree di arretratezza e di degrado. La città è cresciuta in modo abnorme, come moltissime altre megalopoli dell'Asia, con un'accentuazione però di un'immigrazione, diciamo, povera in certi aspetti, in certi momenti disperata, che ha eguali forse soltanto nell'India. E molti si ricorderanno, forse qualcuno si ricorderà della montagna fumante, la Smoky Mountain, una montagna, una vera montagna di rifiuti urbani accumulati in migliaia di tonnellate ogni giorno, su cui per decenni sono vissuti migliaia di filippini che non avevano altra alternativa che appunto raccogliere gli scarti di quel poco benessere che veniva, come dire, si poteva ritrovare a Manila anche ancora negli anni 60, 70, 80 e fino a tempi recenti. Oggi questa realtà si è evoluta, ancora molti traggono di che vivere dalla montagna fumante, ma soprattutto anche da altre iniziative simili, altre discariche minori, però ecco, in un sistema più tutelato in cui anche il riciclaggio ha un ruolo ormai predominante, e appunto ci sono una serie di regole che cercano da un lato di dar lavoro a chi altrimenti non avrebbe altra possibilità di sopravvivenza, ma allo stesso tempo di tutelarne in qualche modo anche la salute, l'integrità e, ad esempio, per i ragazzi, per i bambini, spesso anche la scolarità. Avanti. Ecco, questa è una mappa della municipalità di Manila, no? Quella che noi vediamo, perché la sua realtà composita e anche contraddittoria, che in parte abbiamo delineato, Manila associa oggi 1000 volti e 100 ruoli. La città non è più la piccola enclave spagnola di Intramuro, se nemmeno solo il centro abitato di 1,3 milioni di abitanti che porta il nome originale di Manila alla foce del fiume Pasig. La sua realtà di oggi è quella di Metro Manila,
ufficialmente denominata Regione della Capitale Nazionale, che è un agglomerato urbano che include 17 città diverse e ospita ufficialmente almeno 13 milioni di abitanti che lottano quotidianamente contro il sovrappopolamento, il traffico, l'inquinamento, la carenza di servizi e le intemperanze del clima, salvo che non vivano in quartieri esclusivi e sorvegliati, cintati da mura o i lussuosi condomini che sorgono vicino a aree degradate regolarmente allagate da piogge torrenziali o distrutte dai tifoni o dalle ruspe. Andiamo avanti. Ecco. Questa è evidentemente una foto che ricorda quella dell'inizio, questa però è come dire una foto agiografica, ecco, insomma, ufficiale, che è la Manila come è in parte, ma soprattutto come dovrebbe essere, soprattutto per quel riflesso sulla baia che risulta ancora un po' improbabile, visto insomma che l'inquinamento e poi anche il flusso delle maree non consente una limpidezza tale in realtà. Però ecco, queste immagini come Manila potrebbe e dovrebbe essere, soprattutto per appunto la sua amministrazione. Andiamo avanti. E questo come Manila riesce anche ad essere, questo è uno dei vari fiumi, rigagnoli se vogliamo, che nei momenti di piogge torrenziali esondano e vedete come insomma, le abitazioni che sono a dir poco precarie. Andiamo avanti. Ecco, Manila ha molta vita di strada. Ce l'ha nel peggio, appunto, con tutte queste aree di emarginazione, con gente che cerca in ogni modo di vivere, di sopravvivere, e ce l'ha però anche per il clima, per le abitudini, per la socialità della sua popolazione. Quindi è una vita di strada che ha a che fare con il clima, con le abitudini, e purtroppo però anche, ne abbiamo già visto alcuni esempi, no? Alcune immagini, con le necessità di centinaia di migliaia di persone che sradicate dalle campagne o sfrattate dalle aree residenziali dai costi proibitivi, vivono in aree designate per i senza fissa dimora nelle cosiddette per noi baraccopoli all'ombra dei grattacieli degli alberghi di lusso, sotto i cavalcavia e lungo la ferrovia. L'idea della baraccopoli o dello slum, no, in termini inglese, sta modificandosi anche a Manila, come in moltissime città dell'Asia. È diventato anche il posto in cui trovano un'abitazione, un rifugio, diciamo così, sempre più, a volte con una certa qualità di servizi, anche chi magari ha degli impieghi fissi, ma che però non ha la possibilità, visto il costo della vita che va alzandosi, di risiedere nei quartieri appunto più belli, più agiati. E quindi molti si sono rifugiati in queste che erano aree degradate e di conseguenza innalzandone in qualche modo il livello, e quindi queste aree vanno gradualmente dotandosi di alcuni servizi, di una viabilità diciamo migliore e di una certa protezione, ecco, contro anche abbiamo visto gli eventi naturali che purtroppo colpiscono. Oggi parliamo di contrasti e è nel titolo di questa nostra chiacchierata, se il quartiere degli affari di Makati assomiglia a Singapore e Hong Kong, molte aree di Manila ricordano le contraddizioni di un intero paese troppe volte deluso nella sua ricerca di equità e di benessere. Andiamo avanti. Queste sono alcune immagini, diciamo così, un po' di routine, contraddittorie se vogliamo, comunque questa è una di queste case, le poche che restano ancora di stile iberico, ma con forte impronta filippina, quasi totalmente in legno. Come per le Filippine nel loro complesso, anche nella capitale la realtà appare tridimensionale oggi, quindi locale, quindi filippina, per quanto possiamo individuare in una varietà tale di culture e tradizioni locali, ispanizzata e americanizzata. La prima è oggi rappresentata dalla consistente immigrazione da ogni angolo dell'arcipelago, parliamo della capitale, evidentemente, dell'immigrazione in città, con tanti apporti differenti di abitudini e di idiomi. La seconda va sbiadendo, cioè quella ispanica, va sbiadendo inesorabilmente. Passiamo alla foto successiva. Questo è un organo, il più grande organo di bambù al mondo, nella chiesa di Las Piñas, una chiesa molto bella è rimasta in stile originale, con questo organo che viene continuamente
continuamente mantenuto e utilizzato. E un tempo, abbiamo visto, Manila appariva come un vecchio borgo europeo, il Forte Santiago a guardia della baia, l'area dei centri di Intramuros e nel quartier generale degli spagnoli in Asia. Del forte della città murata ora rimangono solo i ricordi degli anziani e pochi ruderi, se si eccettua il complesso di Sant'Agostino, chiesa, chiostro e monastero. Il resto se lo sono portati via nel 1945, bombardamenti americani che, per quanto riguarda Manila, hanno fatto molti più danni che non i bombardamenti della conquista giapponese. Passiamo alla foto successiva. Ecco, i filippini sono estremamente adattabili, e questo è uno tipico, come dire, ristorantino di strada. Spesso si mangia, si acquista fuori il cibo più che cucinarlo in ambienti che magari sono piccoli o a volte anche non dotati nemmeno del necessario o messi a rischio, diciamo così, magari di incendi. Manila, insieme a avanguardia e specchio delle Filippine, quindi contraddittoria nel profondo, orgogliosa della sua unicità, del suo ruolo, ospita però una popolazione che viene quasi tutta da fuori, soprattutto dal serbatoio inesauribile di migrazione interna che sono le isole Visayas, le Filippine centrali. Prossima foto. Comunque, Manila resta la città filippina che offre più possibilità di lavoro, è luogo di passaggio e di attesa per chiunque decida di lasciare il paese o di rientrarvi, e per milioni di manilegni la precarietà è la norma, la sopravvivenza una necessità. Prossima foto. Questa è un'immagine serena della Manila media. Qui è una zona semiperiferica. Questa è appunto un luogo, diciamo, dove abita la classe media, che vive dignitosamente. Nel momento in cui i filippini hanno un lavoro stabile, non possono sperare di arricchirsi, soprattutto se sei di origine, diciamo, modeste. Però riesci a vivere in modo dignitoso. Manila è la città ovviamente più cara delle Filippine, però offre anche molte possibilità di lavoro e di studio, e quindi è ambita da tutti per quanto possibile. Tuttavia, dicevo, anche il degrado evolve, diventa meno visibile, ma si estende, assorbendo ad esempio tanti che, pur disponendo di un reddito, dicevo prima, in qualche modo stabile, non possono permettersi di vivere altrove. E si continua a rifugiarsi in aree per noi che si potrebbero considerare degradate, però come dire, in qualche modo funzionali alla situazione locale, tenendo conto che molti provengono da fuori, dai villaggi. La città cerca, però, ecco, nel suo complesso, non si può parlare solo di problemi, evidentemente va detto che la città cerca di rifarsi il trucco. Negli ultimi decenni molto è stato fatto per migliorarne l'aspetto, la vivibilità, la viabilità essenziale, no? E anche l'appetibilità come luogo di residenza per i filippini, ma anche per gli stranieri. Ci sono molte iniziative commerciali, industriali, che provengono dall'estero, e molti espatriati che scelgono Manila, diciamo, preferiscono magari le spiagge, come dire, assolate, tropicali, no? Delle aree centrali o del sud, però ecco, Manila comunque ha tutto a portata di mano, basta poterselo permettere. Prossima foto. Ecco, un'altra immagine della Manila, diciamo, bella, no? Questa è un'immagine, appunto, un'altra di quelle ufficiali. Comunque, di questi cambiamenti alcuni beneficiano e restano in città, altri raccolgono denaro tra parenti e amici, e di Manila fanno un trampolino per l'immigrazione. L'abbiamo già visto, e qua chiudiamo un po' la parentesi, cioè ritorniamo alle origini. La classe media in particolare cerca di trasferirsi negli Stati Uniti, in Canada e in Australia. Quelli meno privilegiati dalla nascita o dal destino vanno in Europa o in Asia. Chi non ce la fa, i più poveri o meno istruiti, possono solo restare e cercare le briciole di un benessere diseguale o tornare nelle province. Ecco, andiamo avanti. Queste sono, questa è un'immagine di degrado, ancora una volta. Questa è la baia di Manila, un'area della baia di Manila. Andiamo avanti. E questa invece è la ripulitura di un'altra parte della baia di Manila. Ci si organizza, la coscienza ecologica sta diventando forte anche tra i filippini, e quindi, come dire, il degrado, dove c'è il degrado, è perché è una necessità, non viene scelto. I filippini sono molto attenti in realtà alla pulizia
e alla convivenza. Andiamo avanti. Ecco, queste sono le aree cosiddette reclamation areas, cioè le aree che verranno, in parte i lavori sono già in corso, ma che verranno tolte al mare per estendere la città, visto che, come dire, il retroterra è in buona parte agricolo o chiuso dalla laguna che abbiamo visto, la Laguna dei Bei. Quindi grandi progetti per modificare l'aspetto della città. Il problema è che diciamo così, resta ancora una città primata. Ecco, i fondi pubblici sono accentrati a Manila, vengono distribuiti da Manila, che però contribuisce con solo il 36% al prodotto interno lordo del paese. Possiamo parlare di una Manila imperiale, come hanno fatto per secoli i musulmani del meridione, sconfitti nella storia, oggi sollecitati dagli ideali jihadisti. Forse può essere eccessivo, tuttavia, se Manila resta centrale nelle prospettive di questo paese, lo è anche per le sue criticità. Qui chiuderei la mia esposizione, credo articolata, spero non troppo lunga o noiosa, e se ci fossero eventualmente delle domande, ben disponibile a rispondere. Grazie Stefano per questo viaggio virtuale in cui ci hai portato, e in attesa di vedere se appunto ci saranno eventualmente domande da parte del pubblico, io ne ho intanto una, poi credo che anche Ferruccio forse voglia chiederti qualcosa, ma la mia domanda è come si pone, diciamo, Manila, nello specifico le Filippine, nel contesto asiatico? Cioè, ci sono delle dinamiche abbastanza chiare, dichiarate rispetto, che so, alla Cina o altre realtà asiatiche, oppure fa un po' così a sé stante? Hai il microfono? Aspetta. Microfono? Aprivi il microfono spento. Sì. Ok, sì, adesso ok. Ok. No, dicevo, le Filippine, per quanto sembrino un po' un unicum, no, nell'Asia, in realtà sono pienamente integrate. Lo sono, ad esempio, nel contesto regionale, fanno parte dell'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, 10 paesi, in cui c'è il capofila dal punto di vista economico, anche per le sue dimensioni, l'Indonesia, ma altre potenze, diciamo, di secondo rango, come la Thailandia, ad esempio, il Vietnam. Quindi le Filippine sono in buona posizione, perché comunque hanno una base sicuramente agricola, ma hanno molte risorse naturali, hanno tradizione nella pesca, sono forti esportatori di prodotti agricoli e ittici, e hanno anche, dicevo, una loro essenza, una loro base industriale che è molto dovuta agli investimenti stranieri, molto massicci, giapponesi, sudcoreani, taiwanesi, occidentali di varia origine, statunitensi, cinesi in tempi più recenti. È un paese che accoglie moltissimi turisti, ad esempio asiatici e australiani, molto meno europei o nordamericani. È un paese con una serie di potenzialità, finora, dicevo, in parte eluse per il proprio sistema, cioè un paese che non riesce a evolvere dal punto di vista della struttura, dell'organizzazione e soprattutto della mentalità politica. Penso che questo sia un forte limite. Ed è un paese che ha una fortissime, ampissime sacche di povertà e che non riescono, che vengono gradualmente erose, cioè il benessere pian piano si sta facendo strada, però è un movimento molto molto grande. In ogni caso è un paese fortemente cablato, come dire, internet è al top delle necessità e anche, come dire, delle abitudini oggi dei filippini. E ha dei contenziosi, e paradossalmente il principale è proprio con la Cina. Cioè la Cina, dopo aver esteso arbitrariamente i propri confini territoriali marittimi, ha la mira di impadronirsi di tutto il mar cinese meridionale. Peccato che è entrato così nell'area di interesse esclusivo, economico esclusivo, di molti paesi, tra cui le Filippine, poi anche il Vietnam, Malaysia ed altri. Quindi ci sono forti tensioni, e in questo senso anche, come dire, il rapporto con l'alleato statunitense mantiene una sua valenza. Le Filippine sono molto deboli dal punto di vista militare, hanno bisogno di alleanze appunto con gli europei, britannici e francesi in particolare, recentemente anche i tedeschi hanno fatto passare le loro navi al ridosso delle coste filippine, il simbolo di solidarietà,
statunitensi, ovviamente, e non hanno più basi fisse americane, però hanno una forte cooperazione militare con manovre congiunte molto frequenti. Grazie. Io al momento non vedo commenti, ma non so se dipenda dico da me. Dico io qualcosa. No, no, non grazie. Ci sono commenti. Dico io qualcosa. Sì. E tutto grazie, Vecchie, per come dire, la splendida introduzione. Io volevo riprendere un punto che tu hai accennato, vale a dire, tu hai parlato di questa difficile democrazia delle Filippine. Difficile democrazia, c'è stata un'interruzione, peraltro molto nota, Marcos, fu a suo tempo considerato uno dei dittatori più spietati, e come dire, la grande rivolta guidata da Aquino fu considerato un momento di straordinaria importanza dal punto di vista politico e culturale del mondo. Adesso le cose sono cambiate, da allora sono passati tanti anni, però, come dire, i nodi di questa difficile democrazia continuano a venire fuori, perché c'è qualcosa che contraddistingue le Filippine di questi tempi che penso una presentazione in Casa della Cultura non si può non affrontare, insomma, adesso. Una cosa è da affrontare in altri centri, lo capisco, ma in Casa della Cultura è difficile eludere il nodo Duterte, insomma, che è un nodo clamoroso, clamoroso. Penso che gli ascoltatori, quasi nessuno sa di che stiamo parlando, perché se ne parla pochissimo anche sulla stampa, eppure è un fatto enorme, perché, come dire, è una delle dimostrazioni più estreme e radicali di dove può arrivare l'ondata populista dei nostri tempi. In effetti Duterte è considerato un leader populista, in effetti con una particolarità che lo distingue rispetto a tutti gli altri leader populisti, anche ai più radicali ed estremi, ce ne sono parecchi in circolazione per il mondo, però è considerato il caso più estremo. Perché? E questo è un punto che mi interessa, vorrei sentire il parere di Stefano Vecchio su questo, un punto enorme. Perché la popolarità di Duterte è stata costruita portando agli estremi l'idea del capro espiatorio, del nemico trasformato in capro espiatorio, andia classica populista. I populisti devono avere un nemico, se non c'è devono inventarselo, e devono trasformare il nemico nel capro espiatorio in cui fa convertito il malessere possibile e immaginabile. Duterte ha interpretato questa cosa fino ai suoi estremi, nel senso che ha deciso di costruire la sua popolarità in un modo semplicissimo, ammazzando nelle pubbliche piazze i capri espiatori. Questo è il dutertismo, in poche parole. Fenomeno impressionante. Ovviamente, lo dico per gli ascoltatori che non conoscono questa vicenda, il capro espiatorio che è stato inventato a Duterte sono gli spacciatori, diffusi di droga, e, come dire, intorno a questa idea del grande nemico rappresentato dagli spacciatori di droga, ha costruito la sua soluzione, che è quella dell'eliminazione nelle pubbliche piazze, per mano di civili o di militari, degli spacciatori di droga. Bande paramilitari, sui vari giornali, sulla stampa internazionale, dicono anche delle stime su questa mattanza regolare. Ma quello che mi ha più colpito, nelle considerazioni che ho avuto modo di leggere attentamente, è il fatto che è il criterio che è usato da Duterte. Come quando c'è qualche problema di calo di popolarità, bisogna rialzare la mattanza. E rialzando la mattanza, la popolarità torna a quelli che sono considerati i livelli, come dire, estremi, perfino per i leader populisti. Si parla di consenso intorno all'80%, una roba enorme. E ogni volta che c'è un'inclinatura di questo, bisogna far ripartire la mattanza da parte delle bande. Ma è un fatto enorme, francamente sorprendente, su cui si costruisce questa qualità. Aggiungo, perché la cosa mi interessa, che voglio sentire davvero il parere di Stefano Vecchia. Io devo dire, sono talmente colpito di questa cosa che io ho incontrato nei miei studi sistematici sul fenomeno populista, perché è di quello che mi sono appassionato in questi anni, la crisi della democrazia, la populista è il grande fenomeno dei nostri tempi. Io ho voluto provare a sondare gli umori nella comunità degli immigrati in Italia, che è una grande realtà, importante, di persone peraltro, come giustamente ha accennato, ha fatto intenzione vecchia, molto integrate, che
come lavoro di modo esemplare, e noi sappiamo questa è la qualità che contraddistingue i filippini. Eppure quando si va a toccare questo tasto con loro, come scopre una cosa che mi ha molto colpito, come dire, il consenso per questo assassino. E questo è il punto, come dire, che merita mille profonde riflessioni che riguardano le Filippine, forse non solo le Filippine, ma io non voglio aggiungere altro. Sono molto, molto interessato a sentire il parere di Stefano Vecchio su questo nodo enorme della nostra contemporaneità. Sicuramente, come dire, un argomento controverso. I filippini lo dicono sempre, lo ammettono loro stessi, sembrano essere un popolo senza memoria. In realtà è perché sono stati talmente disillusi dalla storia e nella loro velleità, possiamo dirlo, di democrazia partecipativa, che in qualche modo è come se avessero da tempo abbandonato, come dire, ogni speranza. Va detto che c'è una società filippina, una società civile filippina estremamente attiva, che ha rischiato e continua a rischiare. È uno dei paesi dove sono uccisi più giornalisti e reporter al mondo. È un paese dove molti sono vittime di esecuzioni extragiudiziarie, anche uomini di chiesa, non soltanto oppositori politici legati più o meno a un certo gruppo, un certo partito, un certo movimento. E Duterte in qualche modo ha avuto una maggiore spregiudicatezza nei confronti di altri. I suoi predecessori hanno sempre trovato un nemico più esterno, ovvero sia era l'insurrezione musulmana, la ribellione armata, no? Dei gruppi islamisti nel sud, che a volte si trasferiva con degli attentati a Manila, e comunque, come dire, in Danao il sud è sempre stata una fabbrica di generali, no? I militari hanno sempre avuto un ampio potere nelle Filippine, quindi, come dire, una situazione di guerra, di guerriglia, di conflitto, di tensioni, ha sempre avuto molti stimatori, perché molti ci hanno avuto di che guadagnarci. Quindi a volte il nemico esterno era l'insurrezione nel sud, a volte erano i gruppi legati al partito comunista filippino in esilio, il Nuovo Esercito del Popolo, ad esempio, no? E allora quelli erano da colpire, quindi si militarizzavano intere aree del paese, perché bisognava procedere a, no, una bonifica degli avversari. In sostanza, una situazione, come dire, ecco, quindi non è in realtà... Scusate solo un secondo. Prego. Ecco... Quello che ha fatto Duterte è stato di colpire, in questo momento non poteva trovare un appoggio vero, diciamo, sostenendo la necessità di militarizzare il paese verso dei gruppi che di fatto sono sconfitti, diciamo così, militarmente, anche se poi il sud, i musulmani nel sud, alcune frange hanno preso la via del jihadismo e quindi sono associati all'ISIS o altre esperienze internazionali, e sono diventate, nel sud delle Filippine, alcune zone sono diventate una zona franca per l'estremismo, soprattutto per il terrorismo islamista nel mondo. Però ha puntato invece a colpire un altro elemento, un'area, diciamo, della società, che è quella della tossicodipendenza, che è di un rilievo estremo ed è guardata con estrema preoccupazione dai filippini, perché è uno dei paesi che ha la più alta percentuale, o come dire, di tossicodipendenti, e quindi non si sono colpiti però soltanto gli spacciatori, no? Soltanto, tra virgolette, coloro che alimentano quest'area di dipendenza, ma si sono voluti colpire anche gli stessi tossicodipendenti. Ufficialmente sono poche migliaia quelli uccisi, diciamo, da operazioni che per le forze dell'ordine sono indicate come risposta a degli attacchi, quindi, come dire, io uccido lo spacciatore, uccido il tossicodipendente perché ha aggredito il poliziotto che è tratto in casa sua. In realtà si tratta di azioni pianificate, portate a termine spesso da squadre militari, spesso da paramilitari, e a volte neanche azioni, perché poi le vittime si ritrovano nella baia di Manila o nel fiume Pasig, no? E devono essere identificate. Ecco, e quindi forse sono 20.000, forse 22.000 o 24.000 le vittime, ma in realtà non si sa con certezza. Sta di fatto che comunque, ecco, su questo
su questa promessa di colpire la tossicodipendenza nel paese, Duterte ha cavalcato molto del consenso in campagna elettorale e successivamente ancora oggi è una delle ragioni per cui la maggioranza dei filippini continua a sostenerlo e con relativa, senza grande preoccupazione dal punto di vista del presidente, visto che ad esempio adesso a meno di un anno dalle prossime elezioni non ha dato vita a ulteriori campagne, diciamo così, no? Quindi evidentemente quello che ha fatto, che sta facendo, gli basta, il consenso rischia di rischia, come dire, dal punto di vista di chi lo sostiene, no, ma dal punto di vista di chi invece gli si oppone, rischia di diventare un nuovo trampolino di lancio per la prossima presidenza filippina. Grazie. Nel frattempo è arrivata una domanda, ma credo che tu abbia più o meno risposto. La domanda è da parte di Gerardo Bettinardi, che dice: una presentazione interessantissima. Sappiamo che Duterte non si contraddistingue per essere un capo politico che apprezza i valori democratici. Esiste un'opposizione organizzata? Diciamo esiste, o meglio esisteva, perché l'opposizione politica è stata praticamente spazzata via, cioè silenziata in qualche modo, intimidita, spesso i suoi rivali politici più accreditati sono finiti in tribunale, sono stati accusati di ogni cosa, quindi come dire è un'opposizione che il Parlamento non ha più voce di fatto e che appunto ha ancora offre ancora una resistenza in certi settori della società civile, però anche lì ripeto il pugno di ferro di Duterte associato a una forte forte sostegno popolare fa sì che come dire, tutto sia stato fortemente ridimensionato, contrariamente ad altri invece personaggi del passato, dove l'opposizione è stata sia politica, sia sociale, sia anche della Chiesa cattolica, elemento fondamentale nella vita pubblica filippina di sempre. Ecco, in questo caso la Chiesa cattolica si è divisa a sua volta sull'argomento Duterte, sul tema Duterte. Ecco, dicevi appunto che ci sono delle grosse sacche, no? Anche di povertà ancora. Mi domandavo, scusa Fanny. No, scusa se insisto, perché questo mi interessa tantissimo. Chiedo a Vecchia, queste divisioni della Chiesa Cattolica sulla questione Duterte non le conosco. Se potesse dirci qualcosa di più, mi interessa tantissimo questo, riuscire a capire meglio questo punto. Diciamo così, Susanna, ma ho voluto restare tranquillo perché. Sì, la così cosa mi interessa troppo, poi vedo che anche tra il nostro pubblico, insomma, vedo che la cosa è apprezzato questo tipo di scuse, quindi devo sentire un attimo. No, diciamo, ecco, così, facendo brevemente mente locale, direi ci sono due aspetti. Uno aspetto è sui suoi metodi. Allora, ovviamente, c'è chi li condanna, chiaramente all'interno della Chiesa, perché non è giustificabile ammazzare un altro individuo. Comunque. Però c'è anche chi dice, sì, però questo è un male sociale che nessuno è riuscito mai a estirpare. Poi va detto anche fra noi e fra quelli che ci ascoltano che nella diffusione della tossicodipendenza molto hanno giocato le collusioni, gli interessi, la corruzione e quant'altro, che ha coinvolto tutti, la classe politica, le forze di polizia e tutta una serie di organismi amministrativi. Quindi in realtà è una cosa che ha beneficiato molti finché Duterte ha deciso che doveva essere il male da colpire. Non che le cose siano cambiate di molto, onestamente, perché non è che sia state prese tonnellate di droghe. L'unica volta che è stata veramente sequestrata una partita di droga si è scoperto che era, come dire, di proprietà, fra virgolette, era in possesso di un individuo connesso ad altri personalità del sottobosco politico che in qualche modo erano anche vicini a Duterte. Ecco, il secondo aspetto invece è quello più delle politiche che Duterte sta portando avanti a livello sociale. Ad esempio lui punta a ridurre l'età della carcerazione per i minori dai 15 anni a cui l'ha portata addirittura a 12 anni. Punta molto, ma anche in funzione di contrasto alla Chiesa Cattolica per diminuire il ruolo, a accelerare su quelle che sono le leggi che riguardano ad esempio il controllo delle nascite. Tanti aspetti, come dire, no? Ad esempio pretende di controllare tutte quelle che sono iniziative di sviluppo sociali della Chiesa,
Quindi, come dire, è un contrasto tra due poteri, tra due poteri forti di questo paese, che ha due aspetti, uno più etico-morale, diciamo così, e uno più pratico. Ovviamente nei due casi ciascuno ha dei poteri molto forti, anche dei valori, se vogliamo, comunque degli interessi da salvaguardare, e la Chiesa si trova fortemente sulla difensiva in una società che va secolarizzandosi comunque per una sua evoluzione e quindi, come dire, fatica a opporre, diciamo, una resistenza effettiva, efficace alle politiche di Duterte. Un aspetto però direi positivo, che in realtà molti, soprattutto a livello di parrocchia, hanno aperto dei centri di accoglienza, di aiuto, di sostegno per chi viene perseguitato e rischia l'arresto oppure l'uccisione da parte appunto della sollecitati o incentivati appunto dalla presidenza. No, mi domandavo come è stata affrontata, diciamo, l'emergenza Covid a Manila nello specifico. So che tu hai tenuto, diciamo, un blog in questo lungo periodo, partendo dal lockdown in avanti, cercando di affrontare un po' il tema rispetto a vari paesi asiatici, ma nello specifico a Manila? Manila l'ha affrontato con dei lockdown molto severi e molto estesi. Era l'unico modo in realtà per evitare che l'epidemia, che la pandemia esplodesse nell'arcipelago. In realtà se il contenimento c'è stato, adesso non ho sottodato i dati aggiornati sotto mano, ma credo siano sui 600.000 forse i contagi, i casi di contagio e qualche decina di migliaia i morti registrati, dopodiché sono dati, ripeto, difficili da recuperare e difficili da analizzare. Il paese è un paese che ha fortissimi limiti sul piano dei servizi, compresi quelli sanitari, già abitualmente, tanto la sanità pubblica non è, cioè la sanità in sé non è praticamente gratuita, se non per delle cose veramente, cioè sono essenziali, ma visita medica e poi il resto viene pagato, quindi una parte dei filippini hanno grossi problemi ad accedere ai servizi sanitari e in questa situazione poi, come dire, vengono a beneficiarne sono stati soprattutto quelli che avevano la possibilità di farlo. La campagna vaccinale è iniziata, procede molto molto a rilento, il problema è forse duplice, cioè uno di fondi evidentemente, l'altro che riguarda l'approvvigionamento di vaccini, la carenza di vaccini di produzione occidentale ormai sta diventando endemica, soprattutto per l'Asia, e l'altro grande paese esportatore, però la Cina, non gode, come abbiamo visto anche per varie ragioni, della fiducia, diciamo così, dell'establishment, ma anche della popolazione filippina. Quindi sono una serie di problematiche che si incastrano e che rendono nel momento estremamente difficile la situazione del paese, non tanto per com'è o come è fotografata in questo momento, quanto per una progressione che potrebbe verificarsi in qualsiasi momento, nel momento ad esempio in cui, obtorto collo, non fosse più possibile mantenere milioni e milioni di persone in situazioni di sostanziale reclusione con tutte le necessità che soprattutto i più poveri hanno e che non riescono più a, in qualche modo, a esaurire. Avevo ancora una domanda, se da parte del pubblico non arrivano altre, o tu Ferruccio puoi chiedere ancora qualcosa. Basta. No, era una domanda, diciamo, di ampio respiro per certi versi, riguardante la produzione, diciamo, culturale, cioè l'autonarrazione da parte del popolo filippino, ovvero ho in mente alcune forme o legate alla modernità o alla tradizione che in altre aree asiatiche sono giunte fino a noi, parlo sia di forme legate all'arte nello specifico, piuttosto che al cinema, al teatro, eccetera, però anche in questo caso delle Filippine non si sente praticamente mai parlare. Sì, ma dunque le Filippine in realtà hanno una letteratura molto, non antica, ma molto vivace, la cosa forse curiosa, anzi sicuramente curiosa, è che tutta la letteratura, ovviamente i letterati erano quelli che avevano studiato, quelli che potevano, come dire, ma le conoscenze e le capacità di poter
chiaramente scrivere dei libri, e quindi per tutto un certo periodo, fino alla fine dell'Ottocento, di fatto furono sostanzialmente filippini che scrivevano in spagnolo. Quindi la maggior parte delle opere, diciamo così, della letteratura filippina in Tagalog, quella dove, attraverso la quale si è evoluta anche la lingua Tagalog, che è originaria dell'area, diciamo, di Manila, leggermente più a nord, sono in una lingua che non è filippina, in lingua spagnola. Soltanto dopo ci sono traduzioni di questi testi in Tagalog, nel momento in cui la lingua si è consolidata come lingua nazionale, e successivamente moltissimi autori, lingua nazionale e lingue locali, che hanno letterature a loro volta abbastanza ricche, siguano, visaia, altre lingue di Longo, di Locano, e in inglese, molto in inglese. La cinematografia filippina è una delle più antiche e più come dire, produttive dell'Asia. Ha avuto origine prima del secondo conflitto mondiale e ha continuato in modo a produrre molto, molto, molto. È poco conosciuta perché non è stata, come dire, diffusa al di fuori dell'arcipelago e della diaspora filippina. Questo sì, cioè molto diffusa territorialmente, ma diciamo relativamente poco conosciuta. Però ha una sua dignità. Una delle principali, diciamo, in Asia, se si toglie ovviamente quella indiana, quella giapponese, ecco, a livello di produzione, di quantità, poi sulla qualità ovviamente stiamo a discutere, perché poi i filippini, come quasi tutti gli asiatici, a livello popolare amano i film di azione, magari con tanto mistero, i film, anche così, facciamo un po' paura, insomma, che sollecitano delle emozioni forti, e più di recente, come in tutto il mondo, di fatto, anche, come dire, con una sempre più intrisi anche di violenza, diciamo così, a livello di strada e di sessualità, evidentemente. Comunque sì, ecco. Non è un paese piatto, al contrario, è un paese poco conosciuto, ma da noi, ripeto, perché poi evidentemente in molti altri paesi asiatici, ma anche in Australia e in Nord America, la letteratura filippina è più nota e in buona parte anche apprezzata. Molti scrittori filippini, in realtà, come succede per altri autori asiatici, sono in America ormai. Ormai si può parlare di una letteratura filippino-americana, forse ancora più, come dire, consistente, o magari se ne ho più valida, più diffusa di quanto non sia al momento una letteratura filippina autoctona. Grazie. Sicuramente ti chiameremo in futuro ancora per parlare di questo mondo che veramente è pressoché sconosciuto. Tra l'altro, ricollegandomi a quanto diceva Ferruccio all'inizio, questo è il ciclo del 2021, è appunto la prima parte di un percorso che abbiamo costruito e che stiamo ancora continuando a costruire, riguardante le grandi città dell'Asia. E quindi ospiteremo ancora l'anno prossimo Stefano, per parlare questa volta, mi pare, di Bangkok, no? Dove lui ha vissuto per oltre 10 anni come corrispondente, quindi ci sarà, diciamo, un'altra visita virtuale a una realtà ancora diversa. Vedo c'è un ringraziamento da parte di Leana, dice grazie, è stato molto interessante e buona serata. Lascio, diciamo, la parola a Ferruccio allora per concludere. Io posso solo ringraziare Vecchia, devo dire molto interessante, peraltro, aiuta a penetrare dentro fenomeni che sono di grandissimo interesse per capire dove sta andando il mondo oggi. Quindi dobbiamo conoscervi, studiarvi, riflettere a fondo. Quindi non posso che ringraziare seriamente Stefano Vecchia e ovviamente un abbraccio carissimo alla mia amica Susanna per la forza con cui porta avanti in continuazione questo programma. Grazie mille. Arrivederci al prossimo appuntamento. Alla prossima. Ciao. Arrivederci, grazie a tutti.